Noi stiamo precisamente in questi mesi, in questi giorni, lavorando su queste fonti della pedagogia nera e anche sulla foce. Sta a noi adesso andare verso la foce e fare un uso autoimmunologico di tutti questi orrori che abbiamo ora incominciato a decifrare con studio sulla pedagogia nera. Si offre come una sorta di autoimmunologia, sia perché si combatte la pedagogia nera attraverso piccole dosi di pedagogia nera, in fin dei conti. Cioè, le persone che fanno la pedagogia nera devono cominciare a capire che sono persone maleducate, insomma, e talvolta sono anche dei mascalzoni. E dice la stessa pedagogia nera che chi fa del male a un bambino e chi fa in modo che un bambino si lamenti del male che gli fa l'educatore è paragonabile ad una persona che va in chiesa a fare la cacca sull'altare. Bisogna che facciamo tesoro di questa definizione della violenza sui bambini della stessa pedagogia nera e la sappiamo coniugare con tutto il buono e il meglio che c'è nelle pratiche educative, con le esperienze di educazione più forti, io penso al lavoro di Don Milani, ad esempio, che in fin dei conti ha trattato la sua scuola come un padre che si rapporta a dei figli e cerca loro di spiegare la violenza che fa la scuola in nome dell'istruzione. Penso anche che l'educazione dei bambini possa precocemente essere sensibile e empatica nei confronti della sofferenza dei bambini e penso che ci siano ottime forme di educazione non violenta precoce dei bambini a cui possiamo e dobbiamo riferirci proprio per creare una nuova cultura dell'educazione in grado di battere efficacemente i rischi.